Teatro San Carlo va rilanciato con la massima energia e potenzialità, e quindi adesso bisogna lavorare, evitare, come dire, il Teatro San Carlo minuto per minuto, perché questo, diciamo, può poi far diventare noioso il tutto, e non pensare invece agli spettacoli del San Carlo, al lavoro che fanno le maestranze, alla progettualità. La mia presenza lì è per cercare di dare il contributo massimo per un teatro che è massimo ed è uno dei teatri più importanti del mondo, e puntare a un rilancio del teatro con una nuova governance che dia ancora più forza e autorevolezza a questo teatro. Io darò il mio contributo, ognuno immagino che darà il suo contributo, poi faremo una proposta di sovrintendente, di programma, di governance e di progetto, e la sottoporremo al ministro, che poi deve decidere. Io sono molto sereno e determinato, e come sempre deciderò tenendo conto di quello che ho visto in questi anni al San Carlo, dei desideri dei lavoratori, dei desideri degli abbonati, degli spettatori, delle persone che non hanno la fortuna di andare al San Carlo, della progettualità esterna di quel teatro, del fatto che deve ancora di più tornare protagonista internazionale. Insomma, io cerco di lavorare, non è facile, per trovare una persona, una squadra che possa dare queste garanzie. Farò una proposta, poi se sarò uno contro quattro, non lo so, non è, allo Stato non è una partita di calcio, cioè non siamo 4-1, poi vediamo alla fine che succede.